Volevo fare una brevissima dichiarazione, molto sentita, in memoria di Mahsa Amini e in sostegno e solidarietà per le ragazze coraggiosissime che in Iran, insieme ai ragazzi, stanno lottando per la libertà. Ma in realtà poi questa dichiarazione mi porta anche a parlare degli aspetti, per rispondere alla tua domanda, di cosa io ho amato da ragazza nei western degli anni 70, perché erano dei film di rivolta, di ribellione, sono sempre stati degli anti-eroi che erano contro le forme di potere, refrattari, anarchici. Sono stati dei film, sia i western italiani che quelli americani, in quell'epoca in cui io ero una ragazza e mi formavo andando al cinema, che hanno costruito un grande racconto, una favola nera per adulti, in cui sono stati, quei registi sono stati in grado di parlare di quel tempo, dei conflitti di quel tempo e di quello spirito di rivolta e indomito. Almeno questo me l'hanno trasmesso, per questo sono stati molto importanti e li ho amati molto, tipo Wild Bunch, questi film, tanti film sono stati delle leggende proprio. Quindi hanno avuto un ruolo importante nella mia formazione di persona, di ragazza ribelle, direi. E niente, cosa mi ha portato a fare Django e come mi sono rapportata con la... Allora, noi sappiamo che avevamo una tradizione leggendaria e l'abbiamo rispettata e omaggiata, al tempo stesso abbiamo cercato, in primis gli scrittori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, di fare come hanno fatto loro, e cioè di parlare del nostro tempo. Abbiamo cercato di utilizzare questa cornice, questo sogno di cinema smisurato che è il western, per parlare del nostro tempo, per dare un grande protagonismo ai personaggi femminili, per raccontare una nuova tipologia anche qui di antieroe. Anche il nostro Django è un antieroe come i suoi predecessori, con forse delle crisi più intime, più legate a una sfera affettiva, quello che ci sembrava legato a qualcosa che ha a che fare con i codici della virilità. Oggi raccontare una crisi, e abbiamo raccontato anche molto, diciamo, un mondo senza frontiere, un mondo pieno di differenze, in cui ognuno è il diverso di qualcun altro, in cui c'è l'utopia che tutti siano e tutte siano accolti, e in cui c'è chi ha paura di queste diversità, ne ha paura chiudendosi in un antagonismo che qui è magnificamente incarnato da Noomi Rapace, che l'antagonista è un personaggio femminile, un altro elemento di grande interesse per me. E abbiamo cercato di dare anche a questa antagonista una profondità e diversi strati di complessità, non limitarci a farne la cattiva, perché anche questo ci è sembrato molto interessante, questo personaggio di donna che diventa in un rovesciamento quasi la più feroce guardiana di un ordine patriarcale, una donna. E abbiamo cercato di capire e di interrogare cosa c'era dietro questo suo estremismo. It's an honor to be here today with all these amazing people. È un onore per me essere qui oggi con tutte queste persone fantastiche ed essere seduto vicino a Francesca Comencini, perché veramente dall'inizio della mia prima contatto Zoom con lei mi ha detto che cosa voleva esplorare con questo personaggio specifico, Elizabeth, e quando ho sentito Leonardo e Maria Elena parlare mi sono sentito veramente che avevano aperto una porta in una possibilità di creare un personaggio che avesse una complessità molto rara.
e volevano quindi intraprendere un viaggio e mi hanno invitato a partecipare al viaggio con loro. E questo è stato chiaro, veramente dal primo contatto abbiamo cominciato ad approfondire il personaggio, come capire un personaggio che è motivato da grande odio e con atti brutali e violenti. Il mio primo sguardo naturalmente è soltanto una persona cattiva, il male, poi però si va in profondità e si capisce perché una persona può arrivare a quel punto di estremismo e quindi ho trovato molto interessante perché diventa uno studio profondo della psiche di qualcuno e non soltanto interpretare la persona, il cattivo. Quindi veramente mi è piaciuto tantissimo lavorare con tutti voi. Non credo ci sia un messaggio, cioè il tentativo di esplorare, di raccontare bene, il meglio possibile con i mezzi che sono i nostri del cinema, cercare di fare un'opera che sia il più possibile accattivante e il più possibile sorprendente, per raccontare le contraddizioni. Per raccontare le contraddizioni e per raccontare anche dei personaggi forse meno visti, più invisibili, come in questa città utopica di New Babylon, per raccontare le contraddizioni dei personaggi e del nostro tempo. E quindi non è proprio un messaggio, è il tentativo di fare al meglio possibile il nostro lavoro andando a affrontare le complessità e cercando anche di avere un punto di vista personale. Il cinema, rispetto alla sua seconda domanda, penso che quello che possa fare è raccontare dei personaggi femminili forti, complessi, ricchi, autonomi, anche negativi, non per forza positivi, e cercare di creare una rappresentazione in cui il pubblico, sia maschile che femminile, possa incontrare dei personaggi femminili forti. Penso sia qualcosa di importante. Io credo che il personaggio di Django, il suo specifico, il modo di pensare è come si continua a vivere quando si perde quasi tutto ciò che si ha di più caro. Quasi tutto sarà ancora c'è e poi questo ovviamente è diventato ancora più pertinente oggi, considerata la situazione del mondo, vi sono molte persone che stanno soffrendo questo tipo di realtà. Quindi il desiderio di Django è quello, se non altro, quello di riuscire a cogliere la sua ultima possibilità di esprimere l'amore nei confronti dell'unica persona che gli è rimasta e questo, come ha detto Francesca, è una crisi molto personale. Personal crisis. So I think Sarah and Seymour have a very Sara e Anne-Sima hanno sicuramente un rapporto molto complesso tra di loro, è un rapporto tossico, quindi è stato molto interessante esplorare questi diversi strati di interazione tra i personaggi, perché possono vivere, non riescono a vivere né insieme né senza. Quindi è un rapporto molto forte, quasi di abuso. E più scoprivamo la sceneggiatura, più scoprivamo l'amore tra di loro, che all'inizio forse non era evidente. Quindi vi è tutto uno sviluppo che abbiamo scoperto piano piano. Discovered, like, developed the scenes, right? Hello everyone. It's the interpretation of love. Sì, è l'interpretazione dell'amore e quello che l'amore fa a due persone, in essenza, vogliamo credere che si amino e come questo si rapporta alla modernità. Io credo che l'amore può essere interpretato in moltissimi modi diversi e quindi noi abbiamo toccato proprio la sostanza di questa idea. La traduzione di questo amore talvolta è molto brutale, però effettivamente vediamo che cosa fa il legame che hanno queste due persone e lavorare insieme veramente ci ha dato lo spazio, la possibilità di farlo. Abbiamo parlato moltissimo con Francesca proprio rispetto a come esplorare l'argomento senza avere un elemento assolutamente parziale e stereotipico. Volevamo essere reali, quindi abbiamo a che fare con la mascolinità tossica,
fragile nei confronti di una femminilità forte, e quindi qual è questo scontro? E quindi abbiamo esplorato questo concetto e siamo arrivati in un punto forse che non ci attendavamo, e questo è stato veramente bello, sì. I think we got to a place that we didn't expect as well, and that was beautiful. So yeah, that's it.